benvenuti, grazie di essere qua. Questa mostra che è uno spaccato molto realistico della situazione religiosa in Africa. Padre Claudio ci illustrerà con competenza e molta l'esperienza che ha fatto in Africa. Come cosa significano questi quadri? Bene. Buonasera e benvenuti. Presentazione deve essere una presentazione, non una conferenza, quindi verrò subito al punto. Come ha detto giustamente il nostro amico, questa diciamo, è un'introduzione a quello che poi potrebbe essere un cammino personale che alcuni di voi potrebbero intraprendere. Un cammino nel mondo del sacro, e non il sacro, diciamo così, in assoluto, tout court, ma il sacro come è vissuto, sperimentato, manifestato in Africa. Allora, quando parliamo di Africa, rischiamo sempre, credo, o di generalizzare, oppure di pensare a un'Africa come a un paese. L'Africa è un continente con più di 1 miliardo di persone, l'Africa sta arrivando ai primi posti anche come numero di credenti, il numero di battezzati, tanto per darvi così un numero, non me ne darò molti, ma il numero di battezzati l'anno scorso in Africa, battezzati cattolici, è aumentato del 20%, mentre sapete molto bene che in Europa la tendenza è contraria. Quindi questa, diciamo, tutti questi quadri, queste foto che sono state scattate da fotoreporter, fotogiornalisti che si sono recati sul posto, con didascalie che non pretendono tanto di spiegare la foto. Una foto è come una barzelletta, se cominci a spiegarla la rovini. La foto parla da sé, però c'è bisogno anche, diciamo così, di inquadrare un attimo dove è stata scattata la foto, in che circostanza, perché certamente ci parlano di realtà non immediatamente fruibili dalla nostra conoscenza, che pur vasta rimane comunque limitata. Quindi sono delle finestre e come tali danno, diciamo così, la possibilità di aprirsi su una fetta di quella che è l'esperienza del sacro. Se poi, appunto, per qualcuno di voi queste finestre saranno un motivo per cominciare un percorso personale di approfondimento, sarà diciamo uno degli obiettivi, forse il migliore che ci possiamo prefiggere con questa mostra. Il sacro, già diciamo questa parola potrebbe spaventarci un attimo, e mi limito quindi all'essenziale. Il sacro dappertutto, ma soprattutto in Africa, non ha peso, non ha sostanza, non ha altezza, non ha larghezza né profondità, ma c'è, esiste, non c'è bisogno di spiegarlo, è qualcosa che fa parte del vissuto. Ecco, per capirci, vi faccio l'esempio di una scena dell'albero degli zoccoli, che fa parte un po' del nostro retaggio culturale. Quando si ammala la mucca di quella signora, vedova mi pare, no? Vi ricordate cosa fa? Va a prendere un fiasco d'acqua nel torrentello, nel fosso che passa vicino ad una santella della Madonna. Ecco, oggigiorno chi farebbe una cosa del genere? Chi, avendo delle mucche, se vedono che ci sono dei problemi, vanno a prendere l'acqua santa, o credono che l'acqua che passa vicino a una santella abbia la forza, unita alla preghiera, di curare una mucca? Ecco, in Africa, non perché siano arretrati, anzi, questo senso che, diciamo così, permea la vita di uomini, donne, a tutte le latitudini del continente, ebbene, è un fatto inequivocabile. Queste foto, questi quadri con le relative didascalie ci permettono di entrare in questo mondo così variegato. Quindi troverete le famose chiese scavate nella roccia dell'Etiopia, troverete un
musulmano, una persona musulmana in preghiera. Troverete dei membri di queste chiese africane che negli ultimi anni sono sorte come funghi. Troverete la presenza di quelle che vengono chiamate sette, diciamo così, influenzate soprattutto dal pentecostalismo americano. Se non avete presente cos'è il pentecostalismo, vi invito a fare una ricerca, ormai abbiamo tutto a portata di pollice o di dita, per cui è abbastanza facile. Quindi Africa, come in tutti i campi, anche in quello del sacro, in fermento. Pensate solamente all'incontro, scontro tra le chiese cristiane, i primi missionari, ma anche già una presenza cristiana, soprattutto in Etiopia, che va indietro dai primi secoli. Pensate addirittura agli ebrei etiopi che credono, difendono il fatto di essere addirittura discendenti della famosa regina di Saba, che era andata in visita a Salomone. Ma pensate anche appunto all'Islam, che a partire dall'VIII, IX secolo comincia a penetrare pian piano con una conquista, una guerra di conquista al nord, il Maghreb, il Nord Africa, ma anche tramite il commercio comincia la sua avanzata nella costa orientale dell'Africa. E poi ci sono le chiese che nascono in Africa, chiese africane, che nascono come una reazione al periodo coloniale. Quindi chiese africane iniziate da leader carismatici nel senso che avevano carisma, africani, le chiese che adesso hanno milioni di seguaci. Ve ne cito due: la chiesa kimbanghista nell'ex Congo, diventato Zaire, ritornato verso Congo, o la chiesa di Sion, che nulla a che vedere con il monte Sion in Israele, ma che raccoglie milioni e milioni di credenti nella sola Repubblica Sudafricana. Ecco, quindi è un mondo, diciamo, palpabile, è un mondo che per chiunque di voi abbia vissuto, abbia viaggiato in Africa, è lì, davanti a te. Si parla volentieri, non solo si parla di religione, di cose spirituali, ma ci sono gesti, ci sono momenti di pausa, ci sono momenti in cui le persone, pur appartenendo a credi diversi, si trovano insieme per pregare. Quindi diciamo che quello che vedete è sì forse uno spaccato di un mondo che sembra quasi in frantumazione, che sembra quasi in fibrillazione, ma che non porterà a nulla di buono. E invece c'è appunto anche un'altra chiave di lettura: tutta questa sete di spiritualità porterà invece, diciamo, ad un miglioramento. Si spera che si vada verso una società dove il pluralismo, che noi più o meno stiamo vivendo oggigiorno, a me piace pensare alla nostra società non più come secolarizzata, forse qualche anno fa era solo secolarizzata. Adesso c'è un pluralismo di fedi, c'è un pluralismo anche all'interno di chi crede e comunque non rinnega la secolarizzazione. Ecco, l'Africa sta facendo un percorso, diciamo, suo, comunque verso questa convivenza pacifica dove la fede, dove la religione, dove il senso del sacro, che poi si manifesta, diciamo, con riti abbastanza simili e anche con momenti molto dissimili, ebbene questo momento, questo vissuto del sacro dovrebbe appunto portare ad un miglioramento. Questo, diciamo, può sembrare un'utopia, può sembrare un sogno pio di fronte ai terribili problemi che l'Africa affronta ormai da decenni. Un esempio per tutti, e con questo mi avvio alla conclusione: davanti al genocidio che si è verificato in una delle nazioni che si considerava fra le più cristiane, fra le più cattoliche dell'Africa, il Ruanda, di fronte, diciamo, ad un evento del genere, uno si chiede: ma fino a che punto si è radicata
la fede nell'animo delle persone. Ma chiaramente la stessa domanda ce la siamo fatti all'indomani della scoperta degli orrori della guerra, della seconda guerra mondiale, anche senza tenere in considerazione gli orrori dei campi di sterminio. La stessa domanda ce la siamo fatti di fronte ai cristiani ortodossi della vicina Jugoslavia, che si sono scannati e hanno sterminato i loro concittadini musulmani. Quindi diciamo che non c'è una soluzione, una bacchetta magica che risiede nel sacro, però ecco che senz'altro la presenza di questa spiritualità, se poi tematizzata, se poi anche condotta da persone capaci all'interno di dialoghi costruttivi, dà molta speranza a questo continente, dà molta speranza. In ogni caso è un dato di fatto, molto di più che da noi, molto di più che in tante altre parti del mondo. E quindi vi invito con tranquillità a guardare queste fotografie. Nelle didascalie c'è una buona, anche un po' di storia che non si riferisce direttamente magari alla foto, ma parla della storia, della spiritualità, del sacro in Africa in generale. Non c'è una sequenza, diciamo così, storica o logica per cui potete cominciare da una foto, spostarvi verso un'altra, non c'è un percorso guidato, quindi ogni foto vuole appunto essere una finestra a sé stante. Quindi non mi resta altro che invitarvi a fruire di questa bella mostra realizzata con tanto impegno, con tanto sforzo dalla rivista Africa, di cui abbiamo padre Paolo come amministratore qui presente e dei suoi collaboratori. È stata un po' una sfida, era stata proposta all'Expo di Milano, ma loro avevano risposto niet. A noi interessa il food, il cibo, quello materiale, quello spirituale ve lo tenete voi. E ce lo siamo tenuti noi, però lo stiamo comunque adesso spezzando con tante persone che appaiono in diversi punti dell'Italia per apprezzare le foto di questi bravi fotografi e anche appunto così per immergersi un po' tramite loro in questa realtà così lontana ma anche così vicina. Grazie Angelo. Grazie ai gruppi missionari, dei canali, grazie agli sponsor, grazie a chi si è prodigato in questi giorni, non faccio i nomi, lo sapete voi che avete lavorato, chi si è prodigato per far sì che questa mostra si realizzasse, che questa sera ci trovassimo qui con qualcosa da vedere e da assaporare. E grazie a voi che siete venuti. Buona visione. Questa mostra è nata da un'idea di fame, di sete in Africa e eravamo stati contattati per fare una mostra sul cibo. Noi gli abbiamo proposto una mostra sulla fame, sulla sete di spiritualità che c'è in Africa, è stata rifiutata. Noi abbiamo continuato sullo stesso cammino in questa ricerca assieme ai nostri collaboratori di Africa, i quali hanno realizzato questa esposizione che trovo molto bella, perché è di attualità, parla di una religiosità
in Africa che noi stiamo perdendo qui in Europa, e anche di una larghezza ecumenica, perché nonostante quello che i media possono raccontare c'è una comprensione, un aiuto degli altri. Bene. So benissimo che in un certo villaggio sono 5-6 chiese diverse, domenica mattina c'è il concorso delle campane che suonano, tutto lì. Va bene. Lei è padre? Padre Paolo. Sono stato direttore della rivista Africa per tanti anni, adesso sono amministratore. Va bene, grazie mille, buona continuazione. Un grazie, cioè, potrei dire una parola. Sì, sì, anche due. Un grazie particolare lo debbo al nostro direttore editoriale Marco Trovato, che è lui che ha ideato, assieme a Pier Maria Mazzola, che è il direttore responsabile di Africa, hanno ideato tutta questa mostra. Tutto, hanno fatto le didascalie e i test. Bene, grazie padre Paolo. Sì.